Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Rinnovo contratto dei dipendenti di farmacia, incontro tra sindacati e Federpharma. Si è tenuto lunedì 5 marzo l'incontro tra le sigle sindacali dei lavoratori e Federpharma nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti di farmacia. La seduta prettamente tecnica è stata dedicata agli aggiornamenti relativi alle nuove normative che Federpharma propone di inserire nel contratto nazionale a modifica del precedente. Il prossimo incontro è programmato per il 24 aprile e i nodi cruciali della discussione saranno quelli della flessibilità della formazione, del welfare e della produttività. Istruzioni galeniche. 12 video lezioni per il farmacista disponibili singolarmente a 29 euro. Acquistale online sulla piattaforma e-learning di Social Pharma. Farmacia dei servizi al via la sperimentazione in 9 regioni. La conferenza Stato-Regioni ha esaminato lo schema di decreto finalizzato ad individuare le 9 regioni in cui avviare la sperimentazione per la remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie. Le regioni designate sono per il 2018, 2019 e 2020 il Piemonte, il Lazio e la Puglia, per gli anni dal 2019 al 2020 la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Sicilia, per l'anno 2020 il Veneto, l'Umbria e la Campania. Per la sperimentazione stanziati 36 milioni di euro dall'ultima legge di bilancio. Abolire la legge 405, parla il presidente di Federpharma Caltanissetta Mariella Ippolito. Il presidente di Federpharma Caltanissetta e assessore alle politiche sociali della Regione Sicilia Mariella Ippolito chiede a gran voce l'abolizione della legge 405. Si tratta di una legge inutile che danneggia il cittadino, dichiara Ippolito, poiché soprattutto gli anziani sono costretti a ritirare i farmaci di prima necessità nelle ASL piuttosto che sotto casa attraverso le farmacie. Inoltre, conclude Ippolito, questa legge in 17 anni ha prodotto solo sprechi, pertanto è davvero inutile tenerla in piedi. Stasera lei è stata invitata qui nelle vesti di politico, ma possiamo dire che forse le sue vere vesti sono quelle della farmacista dietro il banco. Cosa ci ha tenuto a sottolineare qui stasera agli Stati Generali della Farmacia? Io ho voluto sottolineare, ed è quello per cui mi batto da cittadina, da politica, da farmacista, che va abolita la 405, che è una legge che in modo, diciamo, distorto oggi permette la distribuzione diretta. Cosa vuol dire distribuzione diretta? Vuol dire che l'anziano o anche il giovane che risiede in un centro lontano dall'ASL deve recarsi all'ASL per ritirare un farmaco di prima necessità. Quindi non è vero che può agevolmente ritirare il farmaco sotto casa. Sotto casa può ritirare solo una fascia di farmaci. Gli altri più importanti, più costosi, più allettanti per le gare e per quello che ci può essere dietro a delle gare anche da attenzionare, tutti questi altri farmaci non passano attraverso la farmacia e soprattutto l'utente non li può raggiungere nell'immediato. Io questo lo vivo ogni giorno, perché ogni giorno assistiamo a persone che non possono iniziare la cura perché devono fare alcuni passaggi. Allora il concetto è molto semplice: se questa 405 produce dei risparmi, che ben venga, ma dato che, come si è visto, in 17 anni ha prodotto solo sprechi, ci chiediamo perché continuarla a tenerla all'impiedi. Efedrina, chiarimenti del Ministero della Salute per le farmacie. Il divieto di utilizzazione della sostanza attiva efedrina si riferisce esclusivamente alla prescrizione e all'estimento di preparazioni magistrali destinate a finalità dimagranti. Pertanto la farmacia può detenere la sostanza per gli altri usi consentiti, è quanto ha chiarito il Ministero della Salute in una lettera inviata a Federpharma. La missiva arriva in risposta al quesito della Federazione dei titolari di farmacia in merito alla liceità della detenzione di efedrina in farmacia per usi diversi da quelli dimagranti. Federpharma Catanzaro, la farmacia snodo essenziale del nuovo modello di assistenza.
La farmacia snodo essenziale del nuovo modello di assistenza è il titolo del convegno organizzato da Federfarma Catanzaro lo scorso 3 marzo per mettere in luce la nuova dimensione che i nuovi servizi previsti dal decreto legislativo 153 del 2009 conferiscono alla farmacia. Obiettivo dell'iniziativa è un confronto utile e costruttivo per l'evoluzione della farmacia. Fra i temi affrontati, comunicazione, innovazione tecnologica, formazione continua di chi opera in farmacia alla crescente integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso dei lavori poi sono state consegnate 2 borse di studio a 2 neolaureate in farmacia con il massimo dei voti. La Regione Calabria è una delle pochissime regioni a livello nazionale che ha uno schema di convenzione per quanto riguarda la farmacia dei servizi e quindi quel famoso 153 del 2009. Schema dei servizi che è stato portato come esempio nel Consiglio nazionale delle regioni in Federfarma nazionale. Tale decreto, per questo decreto bisogna ringraziare sicuramente il commissario Scura, il direttore generale del dipartimento dottor Bruno Zito, la dottoressa Fersini, direttore generale del settore numero 13 e i farmacisti collaboratori che sono la dottoressa Luciana Florio, Emanuela De Francesco e Maria Maione. Bene, questo è un decreto fondamentale per noi e farmacia dei servizi è una delle opportunità che noi farmacisti abbiamo. La prima opportunità secondo me è quella di prevenzione per quanto riguarda prevenzione in farmacia, la seconda opportunità è quella dell'aderenza alla terapia presa in carico del paziente e la seconda è quella della farmacia dei servizi. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.